Buongiorno a tutti, io sono il dottor Max, ho risoprannominato la mia trasmissione Radio Londra, che faccio un lavoro molto simile, no? Quello che Radio Londra faceva durante la Seconda Guerra Mondiale. Comunque, scherzi a parte, oggi parliamo, è sabato, oggi parliamo di oro e devo dire che questa è una puntata molto importante perché in un certo senso affronta, spero, affrontiamo, insomma, grazie a una notizia che mi è stata passata da Franco Lazzarini, che è in linea, che ringrazio. Parliamo del gold standard che è stato, diciamo, interrotto, sospeso da Nixon nel 71, manovra con la quale Nixon ha sostituito, ha messo al posto dell'oro, ci ha messo il dollaro sostanzialmente. Tutti hanno cominciato a usare dollaro anziché investire come si è sempre fatto in oro, e quindi l'oro è passato piano piano in un secondo piano. E poi dopo, come spiego io anche nella storia dell'oro, la storia di un tradimento che potete leggere sul mio sito a menteaperta.net gratuitamente, è stata imbastita tutta una campagna denigratoria nei confronti di America, naturalmente, no? Con la creazione della Federal Reserve. Contro l'oro, per cui poi l'oro è diventato solo un prodotto comprato dall'elite o da chissà, e noi consumatori finali ci siamo poi avvicinati all'oro solo pochi anni fa. Considerate che fino al 76, mi sembra, in America non era possibile comprare e detenere oro, e anche adesso i residenti, cittadini, scusate, cittadini americani e quelli cinesi non possono comprare oro presso Ovesta. Quindi ci sono ancora queste cose molto molto strane. Dunque, allora, oggi io voglio fare pubblicamente gli auguri a Duilio, che è un amico, un caro amico che mi segue da tanti anni, che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri Duilio, con la speranza che il prossimo anno tu possa festeggiarli qui con me. E poi faccio tanti auguri di Pasqua a tutti. Allora, prima di iniziare, quindi parliamo, vedete il titolo, no? Reintroduzione del gold standard. Prima di entrare nel dettaglio, volevo chiedere se c'è qualcuno che ha da fare delle domande veloci. Vabbè, allora, se non c'è nessuno che ha da fare delle domande veloci, ricordo in diretta che l'amico Giancarlo ha ordinato quella cosa lì tramite stata inviata, e che tutto è andato bene. Lo ricordo così molto molto velocemente, perché non è oggi una cosa di cui dobbiamo parlare. Allora, se non avete domande, io mi sarei riproposto di leggervi qualcosa. Però, prima di leggervi qualcosa, volevo chiedere a Walter, volevo dare una risposta a Walter in merito, purtroppo lui sa il tedesco, ma non ha studiato l'inglese, no? Allora gli avevo chiesto se, così per scherzare, gli avevo chiesto se aveva fatto il compito per oggi, cioè se si era preparato, no? E lui mi ha detto: no, purtroppo non ho potuto verificare. Però, a parte questo, perché lui non legge l'inglese, a parte questo, approfitto per ricordare una cosa fondamentale. E approfitto per dirvi che purtroppo la maggior parte delle persone, direi anche in Italia, ma anche nel mondo, non sa bene l'inglese. Quindi tutte queste notizie come questa qui, no? Che è apparsa in italiano, dovrebbe essere sempre verificata. Quindi anche quando io adesso vi parlo di questa cosa, ve ne parlo perché l'ho verificata, ovvero sono andato su Google, ho fatto la ricerca per andare a vedere, come posso dire, per andare a vedere se questa notizia era vera o no. Ho scritto gold standard, come si chiama poi, Restoration Act, che è stata proposta da tre congressmen americani, uno dei quali si chiama Alex Money,
che si chiama come soldi, cioè due O, si chiama money, e secondo questa proposta di legge, appunto, loro propongono di ritornare al gold standard, cioè di ricollegare il dollaro all'oro. Quindi, primo punto, io parlo di questa cosa perché l'ho verificata. Molte cose che circolano in rete sono postate un po' così, senza essere verificate, anche da persone in buona fede, che però, non leggendo l'inglese, non le possono verificare dalla fonte originale, e spesso e volentieri sono soltanto notizie sbagliate, false o non corrette, e questo crea soltanto un sacco di confusione. Poi la seconda cosa che vi voglio dire è, appunto, ve lo dico proprio al volo così, è chiaro che se dovesse passare questa legge così, questa legge in questa maniera, già le banche centrali hanno ricominciato, come abbiamo visto nelle settimane scorse, negli interventi scorsi, hanno ricominciato a comprare oro, che potete immaginare, l'oro sta già salendo, 3 giorni fa era ha sforato 65, è la soglia fatidica di $2,000 a oncia. Vi potete immaginare a che prezzo andrà addirittura, se questa cosa dovesse capitare così, cioè a logica dovrebbe andare oltre 100, e quindi risulterebbe un ottimo investimento anche dal punto di vista finanziario, e non soltanto come, diciamo, aspetto di protezione del capitale, dell'asset, di diversificazione, come in genere dovrebbe essere. Quindi non una speculazione a breve, ma un investimento nel medio e lungo periodo. Allora, io prima di leggere una cosa specifica vorrei leggere, non l'ho forse mai letto, l'ho letto una volta e basta, una dichiarazione di un intellettuale, chiamiamolo così, americano di origine canadese, che ora morto, che si chiamava Manny P. Hall. Siccome c'è un amico collegato, lui è stato un 33° grado del rito scozzese, è un vero genio a mio avviso, completamente sconosciuto, è un po' come Tesla. Io mi ricordo, non ho mai sentito parlare di questo signore, ma a maggior ragione non ho mai sentito parlare nei miei studi, anche quelli universitari, e di Nikola Tesla, che è stato forse il più grande scienziato, ingegnere mai esistito. Ecco, qui a scuola tante volte mi chiedo, ci andiamo a fare. Allora, questa massima dice: quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Allora sapranno la verità e più di essa, e capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata svelata, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso, di soggetti, messi insieme dai signori dell'alba come ministri dei bisogni delle creature umane, che lottano per riconquistare la consapevolezza della divinità. Poi c'è anche un'altra massima sulla massoneria, ma lasciamola fare quella lì. E quindi quello che lui ci dice è che il vero codice, o i veri codici che ci permettono di capire quello che sta succedendo, quello che è successo, quello che sta succedendo, e quindi anche quello che potrebbe succedere nel futuro, sono i codici dei simboli, della simbologia, dei cipher, della numerologia, della cabala, della gematria, tutte cose che io affronto nella trilogia. E devo dire che questa è stata una scoperta anche per me, perché io ho lavorato tanti anni nella pubblicità, però sinceramente non avevo mai capito niente di queste cose, ve lo dico in maniera molto chiara. E quindi, mi sentite, vero? Continuate a sentire, mi raccomando. Sì, sì, perfetto. Walter, Franco, grazie. Ecco, e non avevo mai veramente studiato queste cose. In effetti sono fondamentali, per esempio, per un grafico pubblicitario, per un creativo. Altrimenti che cosa crea, se non ha le basi, i codici sui quali poter creare? Quindi importante sono sempre leggere, documentarsi. Io non finirò mai di suggerirvi e di dirvi di documentarvi a 360 gradi prima di fare qualsiasi acquisto.
e di leggere il report. Il report con le integrazioni 1 e 2, quando uno legge bene e studia bene bene quelle cose lì, ha un'idea, secondo me, molto chiara di quello che deve fare. Poi volete comprare l'oro sfuso? Adesso possiamo mettervi in contatto anche con un'azienda di Valenza, di grande credibilità, che vi può vendere, che vi può fornire l'oro sfuso. Noi non vendiamo niente, naturalmente, suggeriamo soltanto, facciamo solo consulenza, ad un prezzo molto 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 competitivo, oppure compratelo dove volete. Se vi volete affidare alla nostra consulenza, io ricordo che lavoro, opero come consulente indipendente, che in questo momento ha deciso di dare fiducia ad Auvesta, che è un'azienda tedesca, per tutta una serie di ragioni che troverete poi nell'integrazione 1, e a Walter Manca, perché Walter è l'agente Auvesta. Fino adesso, devo dire, abbiamo lavorato molto bene. I tempi sono, voglio dire, anche favorevoli, no? In un certo senso. Come persona di marketing posso dire che il trend dell'oro, no? Cioè della vendita dell'oro, andrà sicuramente verso l'alto. Su questo non ci sono discussioni con la moneta digitale. E quindi noi cerchiamo anche, questa cosa, cerchiamo anche persone che ci possano affiancare nel lavoro che facciamo, proprio perché il trend è positivo. Se c'è qualcuno magari che è in difficoltà nel proprio lavoro ed ha un profilo di venditore, o perché magari è assicuratore, consulente finanziario, insomma di qualsiasi ordine, tipo commercialista, qualsiasi persona che ha un minimo, ecco, di capacità comunicativa, noi la formiamo, facciamo il training così generale, lo faccio io, e poi per gli aspetti più tecnici il training sarà la preparazione, sapete che vuol dire training, il corso di preparazione sarà fatto ovviamente da Walter Manca, va bene? Dunque, a questo punto io sono, cosa ho fatto oggi? Siccome parliamo di gold standard, no? Che cosa vuol dire gold standard? Quindi molti di voi, magari quelli che non hanno letto ancora il report, non ne sanno molto. Quindi io sono andato sul sito, mi sono scaricato, fatto paste e copy della storia dell'oro, e adesso vi leggo delle cosettine, no? Le cose un pochino più importanti. Le ho prese un pochino qui, un pochino là, però sono tutte una sintesi di quello di cui dobbiamo parlare, no? Questi autori ci dicono alcune cose sul gold standard, e ce le dicono grazie al fatto che sono professori universitari, sono consulenti, tra virgolette, veri di oro, quelli che purtroppo non li fanno mai parlare alla CNN, no? Non questi canali di entertainment, di notizie molto importanti in America, e quindi sono relegati in seconda e terza classe, diciamo così, su canali privati, su YouTube, Rumble. Cercano di lavorare, ma è abbastanza difficile. Che la stessa cosa mi è capitata anche a me. Lo vedete che prima mi chiamavano per fare degli interventi. Ora, nel momento in cui ho iniziato a parlare di simbologia di oro, non mi intervista più nessuno, non mi chiama più nessuno, stanno anche alla larga. non hanno il coraggio di chiamarmi per fare un intervento, perché naturalmente hanno famiglia, no? Come si dice. Allora, iniziamo a leggere le magie di Wall Street. Vi leggo brevemente, spero di non annoiarvi troppo. Se avete domande mi potete interrompere in qualsiasi momento. Continuando lo studio, a settembre-ottobre del 2021 mi sono poi imbattuto negli andamenti della borsa di New York e mi sono reso conto che c'era qualcosa che non quadrava. Chi mi conosce sa che non amo fare previsioni, che le lascio volentieri agli esperti, però vista la situazione di disastro economico, sociale e finanziario in cui ci troviamo, devo fare un'eccezione dicendovi la verità nuda e cruda, ovvero che non c'è più tempo, il salvatore non è tornato ed è il momento di agire e farla più presto. Mi riferisco ai depositi di contante in banca, e che in un momento storico di grande volatilità dei mercati finanziari dovrebbero essere in misura pari al 50% investiti comprando oro e metalli preziosi.
tutto quello che vi scrivo io l'ho pensato circa 3 anni fa, eh? E poi l'ho messo, no, ci sono tutti i video in cui parlo 2 anni e mezzo fa di queste cose. Allora, chiedi al tuo esperto finanziario se conosce il significato di Dow Jones, Nasdaq Standard & Poor's 500. Credo proprio di no. Questi sono i tre indici importanti di Wall Street, no? In aggiunta non sa nulla, ma proprio nulla, dell'unica vera moneta, l'oro. Ovviamente insieme all'argento, lacuna questa che cercherò di colmare io, che non sono certamente un esperto del settore. Queste cose non dovrebbero insegnarle il buon Nino Galloni o uno dei tanti esperti che abbiamo in Italia? Perché quando si parla di moneta non si parla mai dell'oro? Si parla tanto delle criptomonete e monete alternative e si dimentica l'importanza dell'oro come moneta nella storia. Non è un controsenso? Vado al paragrafo successivo. Che dice? Ecco. Gli esperti dicono che questa volta raddoppierà il valore, parliamo dell'oro, passando dal valore odierno ad oltre 70.000. E io sono d'accordo con loro, questo avverrà probabilmente dopo il grande reset con l'introduzione della moneta digitale collegata al microchip sottocutaneo, come spiegato da Nick Rockefeller nell'allegato al volume 2 intitolato Aaron Russo, la fede e l'amicizia con Rockefeller, naturalmente questo è nella trilogia. Dopo aver ottenuto questo obiettivo prevedo che ritorneranno al gold standard che, come vedremo successivamente, è l'unica soluzione possibile per dare stabilità ai mercati finanziari. Quindi chi avrà oro ne trarrà sicuramente vantaggio, non solo perché aumenterà il valore, ma perché sarà tuo al sicuro e nessuno te lo potrà toccare, contrariamente alla moneta fiat sulla quale la Banca Centrale Europea ha il proprio copyright, quella è la famosa CIN, no? Che gli riconosce piena proprietà giuridica, ovvero i soldi che hai in banca te li sei guadagnati, ci hai pagato le tasse, ma non sono tuoi. Questo è un concetto che devi capire, eccetera, 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 devo spiegare, eccetera, eccetera. Poi nella parte quarta spiego un pochino più in dettaglio come funziona questa cosa qui. Allora, qui c'è il secondo paragrafo dedicato un po' alla storia dell'oro. A un certo punto si legge, storia recente. La NM Rothschild & Son, la compagnia della famiglia Rothschild nella City di Londra, è il luogo in cui avviene la fissazione dell'oro che iniziò nel 1919. A seconda di Eustace Mullins, autore americano da me più volte citato nella trilogia, si tiene 2 volte al giorno, alle 10.30 e alle 15. New Court si trova nel sito architettonicamente ricco di San Smith Lane, uno stretto vicolo medievale nel cuore della City di Londra, nota come Square Mile, poiché è poco più di 1 miglio e 12 quadrati. Ricordo che la City di Londra fa parte della famosa triade delle città-stato, assieme a Washington DC, Vatican City e Vatican City. Nel capitolo 3, dal titolo Le tre corone della trilogia, parla abbondantemente di queste tre città di cui nessuno vi dice. Allora, andiamo avanti. L'avvocato docente e autore americano René Wormets ha scritto nel suo libro Parlando con riservo: nessun governo può operare con un sistema monetario costituito solo da moneta fiat senza avere gravi turbulenze economiche e alla fine dover affrontare il tragico giorno della resa dei conti. In questo caso si chiama Grande Reset. Un sistema monetario fiat spinge alla dissolutezza legislativa e produce inevitabilmente inflazione. Nel 1933 il presidente Roosevelt ci costrinse a abbandonare il gold standard e a cedere al governo tutti i nostri certificati d'oro in cambio di carta moneta. Era persino vietato usare l'oro con misura del valore nei contratti. Da allora fino al 75 è stato illegale detenere oro, tranne che per uso commerciale è autorizzato. Poco dopo l'emanazione di questi divieti, il presidente, con l'autorità concessa dal congresso, svalutò il dollaro d'oro, perché una volta, scrivo io, le monete erano d'oro. Questi passaggi hanno inaugurato l'era del finanziamento del deficit,
con l'intervento governativo inetto che ha portato all'attuale stato di disastro. Ricordo che quando quest'autore ha scritto questo libro eravamo nell'80-90, addirittura. È davvero strano che il presidente Roosevelt non abbia visto l'immoralità dei decreti che il Congresso ha adottato. Forse non gli importava? In una conversazione nell'ufficio del senatore Carter Grass, dopo aver appreso dell'annuncio che avremmo ripudiato la nostra promessa contrattuale di ripagare i titoli di Stato in oro, il senatore disse: "Disonore, signore, questo grande governo, forte nell'oro, sta infrangendo una sua promessa di pagare in oro le vedove e gli orfani ai quali ha venduto titoli di Stato con l'impegno, appunto, di pagarli in monete d'oro per l'attuale valore. Sta infrangendo la sua promessa di riscattare la sua cartamoneta in monete d'oro. È disonore, signore." E così fu. Mr. Warmer aggiunge: "È molto importante studiare la storia antica perché fornisce un quadro più chiaro del motivo per cui stiamo parlando di guerra a loro", perché gran parte di queste informazioni, ricordo, io le ho ottenute da un libro che mi è stato suggerito dal dottor Manca, intitolato La guerra a loro, scritto da un banchiere svizzero, Ferdinand Lippe, morto recentemente. E nella sezione della Federal Reserve c'è scritto: "Ben Davis, CEO della Hidden Capital Mining Journal, nel settembre del 2010 a Londra dichiarò: "Non è noto che il XIX secolo, quindi 1800, sia stato un periodo di prosperità e crescita economica senza inflazione. Le principali valute mondiali rimasero stabili per un lungo periodo. Questa stabilità è mancata nel XX secolo", e aggiunge: "Il gold standard del XIX secolo è stato il più alto risultato monetario del mondo civilizzato." Avete domande? Allora, ci sarebbero tante cose da leggere, ma non vi voglio annoiare troppo. Sul discorso della banca svizzera, no? E della Svizzera, che cosa è successo in Svizzera, c'è un capitolo molto importante, così si capisce anche quello che sta succedendo in Svizzera. E io qui proprio in un aggiornamento recente, no, mi sembrava di averlo scritto, invece non c'era scritto, scrivo riguardo a questa cosa qui della Svizzera, un attimo così ve lo leggo. Ecco, scrivo. Allora. Scusate, è saltato di sopra, adesso non lo trovo. Eccolo qui. Eccolo qua. Quando dico che a un certo punto scrive, l'autore scrive che lui è un banchiere svizzero, no? Dice che tutta la politica sull'oro della banca centrale è cominciata a cambiare nel 1996, no? E anche lui magari lì per lì non si spiega tanto perché, o perlomeno nel libro non dice. Lui dice tante cose interessanti. Qui alla fine scrivo: "E chiaramente, a mio avviso, questo cambiamento è avvenuto con l'adesione della Svizzera al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, avvenuta nel maggio del 92", perché non è che ti fanno entrare e poi dopo poi ti puoi permettere di seguire la tua politica. Nel momento in cui entri a far parte, o sei la nazione per tutta una serie di ragioni, di pressioni politiche, eccetera, entra a far parte di un'associazione di queste che poi sono degli ordini, devi seguire gli ordini che ti danno. E da lì la Svizzera è diventata una nazione completamente senza sovranità monetaria, cosa che invece la Svizzera, ci ricordiamo, era la Svizzera, no? C'è qualcuno che vuole intervenire? Erika? Ha il Sì, microfono aperto, Erika. Dimmi. volevo fare una domanda perché Sì. leggo sempre e volevo sapere, ma il ruolo fondamentale del Fondo Monetario Internazionale, tu riesci a spiegarmelo? Fondo Monetario Internazionale adesso, come spiegato anche nel report, sia quello che la Banca Mondiale non servono più a niente. Sono ormai delle strutture create, ma tutto potrebbe essere gestito dalle banche centrali e con la supervisione della BIS. Della banca del regolamento dei conti a Berna, perché è la banca delle banche, la banca costituita, fondata dal Vaticano, dai Gesuiti.
però sono ancora tenute in piedi per varie ragioni. Per esempio, la Banca Mondiale è quella che ha finanziato, quanti erano, 30 miliardi di euro per gestire la crisi Covid. 30 finanziamento che curiosamente finisce nel marzo del 2025. E la banca, l'altra, il Fondo Monetario Internazionale, è un fondo che era stato inizialmente gestito per aiutare i paesi poveri originariamente come banca di sviluppo e di infrastrutture, e cose che però ha chiaramente fallito perché poi sono andati in Africa e hanno finito per sperperare, finanziare, come scritto nel report, governi che non lo meritavano, corrotti, che hanno fatto sparire soldi e poi non hanno creato nulla, oppure hanno finanziato con alti interessi strutture che poi magari non sono state completate perché il governo ha finito i soldi e non l'ha più completata. Quindi la maggior parte purtroppo dei soldi nostri che sono andati a finire con le nostre tasse in questi due grandi banche, chiamiamole così, di finanziamento che dovrebbero finanziare, sono andati completamente persi. Non so se ti ho risposto. Quindi il Fondo Monetario Internazionale agevola taluni e taluni altri no. Certamente, lo sai che purtroppo anche in Africa c'è molta corruzione, ci sono paesi che ne soffrono di più, paesi che ne soffrono di meno. Per esempio, la Tanzania è un paese comunista in un certo senso, però è un paese che è gestito molto meglio rispetto all'Italia, in cui i politici, secondo me, sì, sono corrotti, ma non sono disposti a svendere il paese, se no Magufuli non avrebbe preso una posizione così chiara a tutela del paese e dei tanzaniani. Gli è costato qualche cosa, però questo è un parametro. Lui era tanzaniano, avete visto un altro premier che ha fatto un'operazione del genere? Ecco, questa la dice tutto. Ora, poi non significa che anche qui non ci sia la corruzione, è chiaro che c'è, però è una corruzione intelligente questa qui. È una cosa che funziona come funzionava una volta da noi, negli anni 50-60, dove dovevi dare la bustarella all'usciere. Ma la davi a fin di bene, cioè la davi perché poi ottenevi qualche cosa. Ora la bustarella non la puoi più dare, però la pratica per fare un passaporto ci vogliono 6 mesi. Quindi tutta questa tecnologia, tutta questa innovazione, in realtà a noi, no, noi cittadini, no, ci ha creato soltanto dei problemi, non ci ha dato nessun vantaggio reale. Qua è ancora una situazione molto più tradizionale, in cui grazie a questa maniera, come dicevo, no, un po' all'antica, no, di ragionare, è possibile prendere una residenza in 3 giorni. Ecco, quindi se un po' di, come posso spiegare? Se un po' di corruzione viene, però funziona ed è tra virgolette fatta a fin di bene, senza imbrogli particolari, che ben venga. Anch'io ho una certa etica e queste cose non mi piacciono, ma se poi funzionano, il sistema funziona così, che ben vengano. Dall'altra parte ci abbiamo tutti questi sprechi di cui vi ho appena detto, e allora chi sono i corruttori e chi sono i collusi? E sono le grandi istituzioni che sono state messe insieme dai bianchi, che vanno lì coi soldi e pensano di fare quello che vogliono, che gli pare di fare. E interi paesi sono stati messi in ginocchio perché avevano bisogno di soldi, le banche centrali non erano autorizzate a stampare soldi perché non lo facevano fare, sono stati costretti a prendere soldi in prestito. Ora, poi se volete se ne parlo un attimo, proprio stamattina stavo guardando il debito pubblico mondiale, no? Delle varie nazioni, ce l'ho qui davanti a me, lo trovate su Wikipedia e fate delle grandi risate, se volete andare, se volete se ne parlo un attimo. Ecco, e sono stati messi in ginocchio perché dice: allora guarda, è un po' quello, ti do i soldi se te fai questo, questo, questo e questo. E il politico di turno, cioè, sa che senza soldi non fa niente, dice: almeno prendiamo questo, si pagherà il 10% di interesse all'anno, ma almeno si fa l'aeroporto, almeno si fa, cioè, cose di questo tipo.
che però poi dopo se ne sono approfittate molti di questi progetti. Poi vi faccio guardare. Grazie Erika, perché proprio guarda, non volendo siamo arrivati a quello che volevo dire stamani, no? Mi ero ripromesso di leggervelo dopo, non perdiamo di vista, io sono qua. Allora, in questa piccola ricerca che ho fatto stamani, no? Vi leggo. Il debito globale mondiale è di 305 trilioni di dollari nel 2022, compreso il debito dei debitori pubblici e privati. Un trilione è quindi definito come quindi un milione di milioni. Sarebbe 10 alla dodicesima. Questo debito è costituito dal 23% di debito delle famiglie private, 38% debito privato delle società non finanziarie, 38% debito pubblico dovuto da governi o istituzioni governative. Il debito globale sta crescendo rapidamente, il tasso di crescita è stato del 28% nel 2020. Il debito estero totale dovuto dai debitori pubblici e privati ai creditori di altri paesi ammonta a 76 trilioni di dollari nel 2019, secondo il World Fact della CIA, eccetera, eccetera. Allora è a questo punto, Walter, hai sentito, no? Quello che ho letto. Sì, perfettamente. Allora, questo debito globale, chi sono i creditori? Quelli che stampano soldi. Bravo, come si chiamano? dillo. Come si chiamano? Banche, no? Banche centrali. No? Sì. Ecco, allora. Sì, allora, ma non sono neanche le banche centrali, perché è un'istituzione privata. Che cosa? La Banca Centrale Europea che stampa gli euro ha un copyright perché non è un ente pubblico. Ma io non t'ho mica detto banche pubbliche, ti ho detto banche centrali private. Uh-huh. No? Banche centrali private, dice la stessa cosa. Allora, sì. se tutti noi siamo indebitati in questa maniera qui, come fanno le banche a fallire? Ma scusatemi, ma com'è possibile? È chiaro che le varie banche centrali di ogni nazione hanno questo credito. Perché non lo fanno valere e fanno fallire le banche e i sistemi finanziari? Te lo faccio a te questa domanda, perché sei forse l'unico che ha un po' di competenza per dare la risposta, però la risposta intuitivamente si sa, no? Prego. Perché crolla il castello. Perché il sistema è, io l'ho paragonato qualche volta al Monopoli, dove per qualsiasi cosa c'è qualcuno che poi è il banco che ti dà i soldi, ma non sono soldi reali, non sono soldi che hanno una base economica per la quale nascono, sono pezzi di carta. Ma questo ti rende debitore. Se il sistema crollasse, se chiedessero i crediti alle banche centrali, crollerebbe tutto il sistema e per conto mio sarebbe veramente la volta che si torna all'oro, al baratto, perché il signoraggio bancario è quello che ha portato all'impoverimento generale. Finisci. No, finito. Posso fare una domanda rispetto a quest'ultima cosa? Cioè, io volevo capire, ma se appunto si tornasse a questo famoso gold standard, tutta la moneta che c'è in circolazione, che da quello che ho capito è... Allora, no, io sì, ho una visione un attimino diversa, in due parole. Prego! Sì, scusa Walter, mi senti? Sì, sì, Massimo, mi sentite? Deve essere un ritardo, no. Con Massimo. Allora, cioè, se tutta questa moneta quindi che c'è in circolazione, che da quello che ho capito è superiore alla quantità di oro, che cosa ne sarebbe? Cioè, come potrebbero
far funzionare questo meccanismo del gold standard adesso che ormai c'è tutta questa moneta in circolazione? Allora, credo che Max senta, ma sia magari un po' in ritardo. Allora, do Prego. intanto la mia opinione. Per conto mio, fissare un gold standard adesso significa bloccare i rapporti di cambio a un determinato livello fra le varie valute, il che significa che si ritornerebbe a un processo paragonabile all'introduzione dell'euro rispetto alla lira. Cioè dove Prego. Ah, io dall'alto dietro. scusami, Irene, un secondo soltanto. Naturalmente ho appena aperto i microfoni, potete intervenire. Saluto Isabella, Elena, Mirella, Rica, prego. E quindi si arriverebbe, stavo dicendo, a una parità della carta che Ripeti, abbiamo, ripeti, sempre ammesso ripeti. che la carta rimanga, e questa parità probabilmente darebbe un potere d'acquisto veramente molto basso sulla base di un valore che verrebbe dato alle varie valute rispetto all'oro. Non so se ti ho risposto, Irene. Cioè, quindi praticamente i soldi varrebbero automaticamente di meno per poter pareggiare, diciamo, per poter essere equiparati alla quantità di oro che c'è nei depositi, non lo so, di ciascuna nazione oppure della nazione che prende in considerazione questo standard? È così? Esatto, degli stati centrali, che poi può essere nel caso dell'Europa la BCE o negli Stati Uniti la Federal Reserve e così via. Quindi una forte svalutazione e perdita di potere d'acquisto delle varie valute. Ma e allora non è una cosa così positiva, in un certo senso? Ma è una cosa che è il punto di partenza sicuramente non è positivo. Quello non può esserlo perché è comunque un grande reset. Questo è il punto. Però è un punto di partenza. Andando avanti come stiamo andando adesso, l'ha letto prima Max del debito mondiale, c'è una crescita del debito che è permessa ed è resa possibile esclusivamente dal fatto che non c'è nessuna base di valore per l'emissione di banconote, per cui si sta ingrandendo e gonfiando questo debito che è soltanto teorico, per cui a un certo punto bisognerà fare qualcosa, assolutamente, e forse non a caso parlano di grande reset. Ok, ho capito. Mi piacerebbe sentire anche Max cosa ne pensa, però mi sa che ha qualche problema di collegamento. Ma siamo ottimisti, forse si sta ricollegando adesso, infatti. Vedo che è Comunque a uscito. me i conti non tornano perché hai detto che così il dollaro rimarrebbe agganciato all'euro, ma visto che ci sono troppi dollari rispetto all'oro, la gente acquista dollari per riconvertirli in oro, ma l'oro non basterebbe, quindi per forza dopo il valore dell'oro dovrebbe aumentare rispetto al dollaro, non può rimanere fisso. L'idea dello standard, del Mi dollar sentite? standard. Sì, Mi adesso sì. sentite Tu hai adesso? sentito? Abbiate pazienza. Sì, abbiate pazienza. Sì, no, naturalmente volevo insomma, no, dire la mia. Irene, hai sollevato una questione molto più grossa di noi, sinceramente. E io ti do una risposta molto pratica. Prevedere quello che potrà succedere nel momento in cui c'è il grande reset, come lo vogliono fare loro, come non lo vogliono fare, l'unica cosa certa che posso dirti è che siccome come ho presentato il condizionale è sempre d'obbligo,
precedenti incontri, come è scritto nel report, leggetelo il report, che gran parte di queste domande ci sono scritte nel report. Come scrivo nel report? Sembra ottobre del 2022, ho fatto un intervento in cui io ho parlato di mineral al plurale, minerals standard. Il ritorno non sarà soltanto all'oro, perché l'oro in sé non sarà sufficiente a coprire il bisogno monetario. È chiaro, non sarà sufficiente. Ci sarà comunque un collegamento con l'oro, con l'argento, con il platino, con il palladio, con l'iridio, con il rame e con tante altre monete. Allora, se te metti insieme tutte, fai, crei questo che si chiama gruppo di commodity, anche se poi è plurale perché sono tanti metalli, a quel punto potresti creare un sistema nel quale ci sono più cose che possono garantire l'emissione di moneta, che è quello che stanno cercando di fare con il Ripple, con gli Xinping. Io l'ho più volte postato anche sul canale quello di cui stiamo parlando adesso. Però quello che a noi conta, voglio arrivare al punto, è che il nostro investimento in oro sarà garantito. A me quello che succede sulla moneta digitale mi importa un piffero, fra l'altro io sono anche in Tanzania, qui non succederà niente per 10-15 anni perché non sanno nemmeno cos'è uno smartphone, potete immaginare se si può parlare di moneta digitale. C'è un esperimento in corso adesso in Nigeria che è successo un grande casino con l'introduzione della moneta digitale, perché la gente, anche lì è gente povera e quindi hanno dovuto bloccare tutto. Quindi non è che io non ti voglio dare questa risposta qui. Però quello di cui sono abbastanza certo è che dovranno inserire prima o poi una sorta di mineral standard, che si tratti d'oro o una combinazione di metalli, lo vedremo. E quello che egoisticamente conta per noi è che, siccome stiamo qui, la gran parte di noi ha investito in oro, stiamo tranquilli. Quindi non sarà soltanto, non ci sarà rischio, ma comunque il futuro per noi è roseo. Ti ho dato la risposta, Irene? Sì. Avete sentito quello che ho detto? Scusa, avevo perso un attimo. Ti dico un'altra cosa sul debito pubblico. Ritengo, e buonsenso dice, che nel momento in cui inseriranno il grande reset non sarà solo per noi, ma varrà anche per loro, cioè il debito pubblico scomparirà, ci sarà una sorta di condono. Guarda, vi leggo delle cose buffe: uno dei paesi più ricchi, ma allo stesso tempo più indebitati, secondo quello che dice Wikipedia, prendiamola sempre così, però almeno nei numeri e nelle date Wikipedia è affidabile, per quello che ho visto fino adesso. Uno dei paesi più ricchi e più indebitati è la Svizzera, con un debito pubblico di 213 mila dollari pro capite. Gli Stati Uniti 94, la Francia 107, la Germania 77, la Cina 34, che invece è una delle nazioni che sta andando peggio, non so, addirittura la Cina non ha quasi debito pubblico, 1.086 dollari pro capite. L'Italia starebbe molto meglio della Francia e della Germania e dell'Inghilterra, con 42, la Spagna è 48, il Canada 52. Sapete qual è il paese più indebitato? Ora ve lo dico subito, non è difficile. Giappone. C'è qualcuno che vuole tentare? Il Giappone, giusto? No, il Giappone è il debitato, sì, ma come pro capite non è messo male il Giappone come debito pubblico estero, è il 34%, è 34 mila dollari pro capite. Ci sono dei paesi che stanno molto meglio, molto peggio. Per esempio, il Vietnam è 500 dollari, 500, ah, scusate, sono 500 dollari, non 500 dollari pro capite. E poi c'è Palau, che è un'isoletta nel Pacifico, 846. Uzbekistan,
500, Zimbabwe 670. Aspettate che vi voglio leggere la Tanzania. L'ho vista prima. Tanzania è abbastanza bassa. Vediamo un po' se la trovo. Tanzania. Ve la dico dopo, adesso non la trovo, è piuttosto bassa, non c'è problema. Come 30, 32, una cosa così. Poi c'è c'è la Cambogia 600 pro capite, Libia 500, Mauritania 840. Vedete, ci sono tutte queste informazioni, sono informazioni, Micronesia 900, ecco, sono tutte su internet, una cosa molto interessante leggere questo, che poi fra l'altro sono dati anche abbastanza strani, perché se si va a vedere, come diceva giustamente credo Giancarlo, il Giappone è uno di quelli che ha il debito pubblico maggiore, no? Però il vantaggio qual è, Giancarlo? È che i buoni del tesoro, i BOT e CCT, sono tutti in possesso di giapponesi, capito? Quindi può darsi che in questo calcolo qui considerino questo aspetto, cioè soggetti stranieri non possono comprare BOT e CCT giapponesi, cosa che invece possono fare sui BOT e CCT italiani o credo anche europei. Ritorniamo, ti ho dato la risposta Irene, no? In maniera così, diciamo solo delle ipotesi, perché noi non siamo mica degli esperti. Sì, ma mi sorge un'altra domanda, ma quindi tutti questi debiti col grande reset, cioè, sarebbero praticamente azzerati anche i debiti a questo punto qua? Secondo me sì, quando loro hanno ottenuto quello che vogliono, cioè microchipparci tutti, loro hanno ottenuto quello che vogliono, da quel punto in poi non è il loro interesse che i mercati finanziari siano una giungla, perché loro hanno ottenuto già quello che volevano e andranno avanti con il loro progetto, ma avranno già praticamente tutto sotto controllo, e la nostra salute, le nostre risorse, anche quelle intellettive, le nostre case. Insomma, spiegare, avranno già tutto sotto controllo. Quale ragione avrebbero di tenerci sotto il debito? Il debito sarà un concetto superato, capisci? Perché loro hanno usato il debito fino a questo punto per controllarci, va bene? Come leva principale per controllare la nostra economia, per mettere gli stati in ginocchio, eccetera, eccetera. Una volta che hanno ottenuto quello che voglio, il debito sarà una cosa obsoleta. Questa è come la vedo io, o magari sbaglio, darsi che vi dica delle cose, darsi che debito. La Svizzera c'è ancora un debito pubblico. Abbiamo visto che la Svizzera in due mesi, se volesse, leverebbe completamente il debito pubblico, sarebbe una nazione in plus, sistematico. Eppure lo tengono ancora lì. La Russia è la stessa cosa. Domanda. Altre domande? Domanda. Allora, io ho letto che la Cina si è comprata il debito pubblico degli Stati Uniti, ma a quel punto cosa se ne fa con questo debito che ha comprato? Cioè, qual è tutto, vedendo da lontano, cosa posso capire? Questa è una grande stupidaggine quella che stanno dicendo. Max, non ti si sente. Adesso credo che sia. Stavo dicendo che queste sono bufale, secondo me, Erika. Dovete stare attenti quando vedete queste notizie, e stare attentissimi. Le potete anche vedere e ascoltare sulla RAI, lo sappiamo che la maggior parte delle notizie che ci danno anche purtroppo le fonti ufficiali
insomma, non sono veritiere, sono manipolate, tutto manipolato. Queste notizie, soprattutto quelle che circolano sui social media, hanno un obiettivo, ve lo dico da pubblicitario, e quindi ho la competenza per dirvi queste cose. Hanno un solo obiettivo, che è quello di farvi cliccare sul link, capito? Perché più clicchi, più si clicca sul link e più visitatori il link ha, e quindi più pubblicità vendono, perché è collegata alla pubblicità. Cioè te ti fai il click non per leggere la notizia, ma per vederti la vendita delle mutandine. Funziona così, lo so che è demenziale. È per questo che dopo un po' io li ho mandati a quel paese, perché mi sono accorto che dovevo fare delle cose anche lì che erano contro la mia etica. E tutti, io vi faccio un nome, no? Uno dei giornalisti che stimo di più, anche se di area un po' troppo cattolica, è Maurizio Blondet. E Maurizio Blondet recentemente, anche lui, viene fuori con questi titoloni, spesso e volentieri così, creati molto così, una notizia così, viene messa a otto colonne. Per quale ragione? Visitate il sito di Blondet e viene pubblicità. Lui vive grazie a queste cose qui. Io mi sono sempre rifiutato di mettere la pubblicità su YouTube. Sul mio sito non vedete niente di pubblicità. Quando vedete un sito che ha tante cose pubblicitarie, anche se ne avesse una sola, scartatelo subito, perché quello lì non è un professionista. Un professionista non ha bisogno di tutte queste cose, vive in altre maniere, in altra maniera. Poi intendiamoci, io me lo posso permettere, tanti magari no, va bene, però come, no, come principio non ci date troppa importanza a queste notizie. Controllate sempre la fonte e poi spulciate, come ho fatto io oggi per fare l'intervento. Accertatevi che questi tre senatori esistano, che esista la proposta di legge. Io sul sito non solo vi ho fatto il controllo, ma vi ho postato la proposta di legge in inglese che hanno presentato al Senato americano, cioè alla Camera. Capito? Questo è il lavoro che un ricercatore deve fare. E invece ci sono troppe persone che parlano per intrattenervi e basta. Guardate che io non voglio parlarvi male di nessuno, vi dico quello che vedo. Quindi state molto attenti. Ho dato la risposta, no? Sì, cioè, hai negato appunto... Sì, sì, dici che appunto che non è vero questa roba che la Cina si è comprata il debito pubblico degli Stati Uniti. Ma è una cosa talmente stupida questa qui. Stanno vendendo dollari. La Cina si sta liberando di tutti i dollari. E poi che fa a comprare debito pubblico? No, infatti leggevo anch'io che adesso si sta liberando, si deve liberare di tutti questi dollari. Pensavo perché aveva comprato il debito pubblico. Ma no, anche perché a quel livello, ricordatevi sempre una cosa, ve l'ho già detto in passato. Se uno studia bene la trilogia, capisce che nessuno può mettere in discussione il dollaro, a meno che poi dopo non paghi un grande prezzo. Nessuno! L'euro forse sì, ma il dollaro no. Nessuno può mettere in discussione il valore del dollaro, perché la simbologia è quello che conta, non quello che scrivono sti giornalisti che non sanno niente di niente. Guardate, vi dico una massima che mi ripete stesso un amico, Dario, un medico, che lui mi segue da tanto tempo. Ogni volta che ci sentiamo mi dice: Massimo, non sanno nulla. Ha ragione. Lo dice lui, Perché purtroppo mi rendo conto che scrivono, ma questo è solo intrattenimento. E il lavoro più importante su voi stessi, in termini educazionali, che eventualmente, se volete, potete fare, è quello di riflettere un attimo di più e cercare di distinguere quello che è intrattenimento da quella che è informazione o educazione vera. Altre domande? Io ci avrei ancora da leggere, ma abbiamo già fatto un'ora, santo Dio, ce la facciamo. Vai, vi leggo questa cosa qui che è importante, via, così poi magari si finisce.
collegata a quello che dicevo prima. A un certo punto dico, prevede un autunno 2022 e poi anche 2020, fino al 2025, caldissimo in Italia, soprattutto per gli ultra cinquantenni, anch'essi impropriamente chiamati Novax, con restrizioni ulteriori per prelievi e bonifici bancari al di fuori della comunità europea, vedi Canada, dove a un certo punto hanno bloccato i conti correnti. Il suggerimento quindi è, da un lato, di mettere a punto un tuo piano B o C che sia, dall'altro di diversificare il tuo patrimonio comprando oro e metalli preziosi, stoccandoli in istituti sicuri che ti diano la possibilità di trasferire il tuo patrimonio all'estero in qualsiasi momento. E se possiedi Bitcoin, fondi azionari e cripto, vendi tutto e diversifica in oro. Questo è un aggiornamento, per correttezza, che ho fatto proprio stamattina. Come ho brevemente presentato nel mio intervento dell'8/10/2022 e intitolato Oro verso cripto, ritorno al gold standard, le banche centrali stanno lavorando alacremente per la realizzazione delle 5 criptovalute leader del futuro, chiamate Ripple, Stellar, Xinfin, Aldebaran e IOTA, ma ce ne saranno altre, che guarda caso saranno garantite con un rapporto 1-1 rispettivamente a oro, argento, rame, palladio e iridio. Credere o non credere, si tratterà di un vero e proprio ritorno al gold standard, o meglio al minerals standard. Questa è in effetti l'unica soluzione possibile, come autorevolissimi autori hanno predicato per anni, per ridare stabilità e credibilità ai mercati finanziari. Quindi compra oro dove e come vuoi, ma compralo. Io mi sono affidato per i miei risparmi all'azienda in Germania, in cui, scritto qui per battuta, I trust, mi fido. Altre domande? Vediamo un po', ci sono delle altre cose che vi devo leggere. No, praticamente, ecco, volevo leggervi queste cose qui perché sono quelle che tutti questi attori, insomma, confermano, che speriamo che passi questa legge, è una proposta di legge, intendiamoci, è una proposta di legge che, per assurdo, in questo particolare momento, a mio avviso, farebbe comodo anche alla Federal Reserve. Riporterebbe la Federal Reserve al vero ruolo che una banca, almeno dal punto di vista di immagine, potrebbe avere, e quindi si sdoganerebbero tutti questi 70-80 anni, anzi più di un anno, 110 anni di queste porcherie ci hanno venduto con Wall Street. Fate un sacco di soldi, va bene, però dunque vediamo un po', l'oro, ecco, l'oro, di altre cose velocissime, si parla anche di moneta. Oggi un dollaro vale 0,91 euro, il picco del dollaro è stato ottenuto, dell'euro è stato ottenuto nel 14 ottobre del 2022. Oggi, ecco, un'altra cosa che devo precisare è questa. Oggi il valore, originariamente, tanto per dirlo, l'oro viene, cioè la misura dell'oro non è il chilo, è l'oncia, per dirvelo. Ora io come riferimento uso il chilo, che è più semplice, e uso i dollari. Un'altra questione in relazione allo spread, io mi scuso di questo, ma noi non ci si può fare niente, è che spesso e volentieri c'è confusione tra il valore al chilo espresso in dollari e il valore al chilo espresso in euro, parametro che usa Uvesta regolarmente. Ora, loro naturalmente usano l'euro perché sono in euro, e io uso il dollaro perché venendo dall'America si usa il dollaro, e l'oro è espresso usualmente in dollari, non è espresso in euro. Però purtroppo, anche per calcolare il famoso spread e quindi i costi che poi a Uvesta ci fa pagare quando si apre un conto, questo è un ulteriore motivo di, diciamo, dubbio. Però noi purtroppo non ci si può fare niente. O vi fidate di noi, vi fidate del conto di Uvesta, se no purtroppo non si può fare niente. Allora, ricordo che
vado avanti, io sto andando avanti con la lettura che mi è stata donata dal professor Paolo, Oro, 6.000 anni di storia e leggenda, delle edizioni Bolis, un libro bellissimo, unico nel suo genere, ricco di simbologia, e poi trovo delle cose interessanti, ne parliamo più avanti, no? Mi ero ripromesso di leggere il libro, ma troppo pesante. Poi un libro più di simbologia che di contenuti. Allora, se non ci sono altre domande, oggi chiuderei qui. È stato comunque un intervento molto importante. Ringrazio ancora Franco della notizia. Come vedete, ecco, questa è collaborazione, no? Questa è network vero. Inviarci link, scambiare link importanti. Questo, ma a volte mi mandano link, persone manda link di cose che sinceramente cose importanti si mandano link, cose magari di notizie proprio quotidiane così o politiche così, io sinceramente non sono molto interessato. Avete, c'è nessuno che ha altre domande? Naturalmente ringrazio tutti, c'era un amico nuovo oggi, come si chiama? Riccardo, ci ha già seguito altre volte. Ricordo che per chi ha problemi col discorso vaccinazione, chiunque mi può contattare, la soluzione funziona molto bene, però è disponibile adesso in questo momento, non so se sarà sempre disponibile in futuro. Naturalmente saluto Isabella, Renata l'ha già salutata. Se non ci ho sono altre domande, prego Irene. Scusa Massimo, ho visto che hai mandato il link dell'ambasciata dove dicono che non è più richiesto il test per l'ingresso in Tanzania. Sì, brava, ti ringrazio, brava, dimmi, finisci la domanda. Sì, no, ti chiedevo conferma di questo. Ti ringrazio della domanda perché mi permette di fare una precisazione. Allora, in effetti io vi ho postato anche l'originale del Ministero della Salute tanzaniano, che è un po' controverso. Allora, da un lato non è più obbligatorio per venire in Tanzania a fare il PCR, dall'altro te lo possono fare quando arrivi, a caso, random si dice, e te lo devi fare. Ma il problema non è questo, il problema è che anche le compagnie aeree possono riservarsi il diritto di chiederti il PCR. Per esempio, la Qatar, quella di Mariella, che arriva tra poco. La Qatar in questo momento non chiede niente, però se viaggiate per venire con Etiopia lo dovete fare. Ci sono tante compagnie che dicono no, non lo vogliamo continuare. Poi quando siete sull'aereo dell'Etiopia, addirittura non gliene importa nulla se tenete la mascherina o meno. Però cioè non è soltanto quindi una questione governativa, ma è anche una questione legata alle compagnie aeree. Quindi ti ringrazio della domanda. Di volta in volta, a seconda delle compagnie aeree, per chi viene, che sceglie, e la compagnia lo sapete, no? Nel piano B, piano C, la compagnia si sceglie insieme, la settimana si sceglie insieme. Un breve accenno, sono quasi tutto pieno per l'estate, ho una settimana o due a disposizione perché mi partiranno altri progetti e quindi se c'è qualcuno che ha una mezza idea mi contatti subito perché poi dopo si va a settembre. E poi quindi ecco, di volta in volta la procedura è sempre la stessa. Si fa la consulenza, si decide la settimana, vi do una mano per tutto, vi faccio la prenotazione io per tutto, per chi vuole fare anche la residenza o degli amici che vengono a fare, quando vengono a fare anche la residenza, benissimo, in 3 giorni si può ottenere, per chi vuole anche maggiori informazioni, è praticamente tutto, almeno come le informazioni sono a disposizione, per chi mi segue sui canali questo e quello di appunto di Destinazione Tanzania non ci sono problemi. La programmazione è ritornata a quella originale, il mercoledì sarà alle 9 la sera e questa rimarrà, non c'è motivo di cambiarla, credo il sabato
alle 9. Se non ci sono domande, chiuderei qua. Ci sono degli amici che non hanno ancora fatto appunto, no, un investimento in oro. Non state a preoccuparvi del prezzo, del valore adesso, 64 qualcosa, 60 anche ieri. Non state a preoccuparvi, l'oro andrà sicuramente su come valore. Se siete pronti, mi potete chiamare, va bene, non ci sono problemi, ne parliamo e poi andiamo avanti dritto. Un po' di coraggio, non tenete tutti i soldi in banca, vedete di diversificare più possibile. Questa è la mia. Se avete dei bitcoin, delle cripto, delle cose così, state attenti, non teneteli tutti lì, magari ne vendete la metà, possiamo mettervi in contatto anche con un'azienda per chi vuole comprare oro sfuso. La procedura è che mi dovete contattare me, decidiamo insieme un po' quel che volete, vediamo il sito, dopodiché passo le informazioni alla Z Metalli di Valenza e potete poi contattare. Se non potete andarla a ritirare personalmente, ve lo spediscono e il prezzo è ottimo. Io non ci guadagno nulla, faccio così. Va bene, allora a questo punto, se non ci sono altre domande, io faccio naturalmente gli auguri di buon fine settimana e una buona Pasqua a tutti. Andrea, siamo in chiusura, Siamo in chiusura, chi vuole ascoltare la registrazione, appena possibile la posterò sul canale. Buona Pasqua a tutti, grazie, alla prossima settimana. Ciao. Buona Pasqua anche da parte mia a tutti quanti. Buona Pasqua a tutti. Ciao. Sì, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Auguri. Buona Pasqua. Grazie, ciao. Ciao, auguri.